Scegliere il luogo del parto è importantissimo per vivere bene il momento della nascita, per farti sentire a tuo agio e avere un'esperienza positiva. Ciao, sono la dottoressa ostetrica Chiara, mi occupo di maternità e femminilità a 360 gradi. È fondamentale che tu possa scegliere dove partorirai. Ci sono tante cose da tenere in considerazione per fare questa scelta e il mio consiglio è quello di informarti bene durante la tua gravidanza, di fare un percorso di consapevolezza per capire quali sono i tuoi desideri e quali sono anche i tuoi diritti che ruotano attorno alla gravidanza e il momento del travaglio del parto. In primis c'è da prendere in considerazione il rischio della tua gravidanza, quindi è una gravidanza a basso rischio o una gravidanza a medio-alto rischio. Questo ti permetterà di capire quali sono i luoghi del parto a tua disposizione. Se la gravidanza è a basso rischio, puoi scegliere di partorire in ospedale, a casa o in casa maternità. Per quanto riguarda la prima scelta, ci sono comunque diversi tipi di ospedali, ci sono ospedali di primo, di secondo e di terzo livello. C'è da prendere in considerazione la sicurezza oggettiva e la sicurezza soggettiva. È oggettivo che se la tua gravidanza è a basso rischio, tu possa partorire in sicurezza in tre luoghi diversi, che possono appunto essere l'ospedale, la casa maternità. Ma esiste anche la sicurezza soggettiva, ovvero tu dove ti senti più sicura. Può essere che per te le mura della tua casa siano così familiari, così intime, la presenza di due ostetriche formate e che hai conosciuto durante i 9 mesi possa darti davvero tutta la tranquillità di poter travagliare e accogliere il tuo bambino nel calore della tua famiglia. Oppure la tua gravidanza è ugualmente fisiologica e a basso rischio, ma ti senti sicura solo in un ospedale magari di terzo livello. Esistono diversi tipi di ospedale. E quindi sei sicura solo nel momento in cui hai un team altamente tecnologico, hai una terapia intensiva neonatale sempre pronta, hai l'anestesista ad esempio 24 ore su 24. Non ci deve essere giudizio, nel senso che la sicurezza soggettiva è individuale, nessuno può andare a contestare il tuo desiderio di scelta del luogo del parto. A meno che chiaramente ci siano fattori di rischio per cui bisogna per forza di cose escludere un ospedale di primo livello piuttosto che la casa o la casa maternità. Ma in questo caso è ovvio che si agisce nell'interesse della mamma e del bambino e si spiegano le motivazioni per cui non tutte le scelte sono percorribili. È importante che durante i 9 mesi tu faccia un percorso di consapevolezza, perché magari appena rimani incinta o insomma nelle prime settimane partoriresti solo con un taglio cesareo perché ti hanno raccontato dei parti super drammatici e quindi per te è molto più sicuro soggettivamente partorire, ad esempio, sto banalizzando, con un cesareo oppure nella clinica più all'avanguardia del mondo, ma magari facendo un percorso di consapevolezza, un percorso che ti faccia percepire il tuo istinto di mamma, le capacità del tuo corpo, le possibilità che esistono e conosci proprio il ruolo dell'ostetrica, l'importanza di un'assistenza adeguata, ecco che magari tu personalmente, senza che nessuno ti guidi, nessuno ti induca a cambiare il tuo pensiero, tu possa fare dei passi verso una consapevolezza precisa e una consapevolezza di voler partorire in un luogo piuttosto che in un altro. In cosa consiste il percorso che puoi fare in gravidanza? In primis, un buon corso preparto. Io ne conduco uno, un mini corso online di cui trovi tutte le informazioni in descrizione, che si svolge live, quindi tre incontri in cui come gruppo ci incontreremo, andremo ad affrontare le tematiche principali della gravidanza, del parto, del diventare genitori. Poi puoi scegliere di essere accompagnata da me, dall'ostetrica,
durante tutti i 9 mesi con delle visite che possono essere al posto del ginecologo, nel senso che se la gravidanza è a basso rischio, l'ostetrica può seguire in autonomia la gravidanza stessa, proprio dal punto di vista clinico, oppure in accompagnamento, quindi insieme alla figura del ginecologo, perché scegli di essere seguita anche dal ginecologo o perché ci sono dei fattori di rischio per cui l'ostetrica deve collaborare con il medico. E in queste visite, oltre al benessere clinico, si va proprio ad approfondire, si vanno proprio ad approfondire le tematiche specifiche che ogni coppia ha a cuore. Si risolvono dubbi, domande, si vanno ad affrontare emozioni, paure, si va a parlare della fisiologia della gravidanza, dei piccoli sintomi, dei segni, per essere serene di affrontare al meglio la gravidanza ed essere in comunicazione col bebè. Si parla di travaglio, di come insorge, di cosa aspettarci quando arrivano le contrazioni, quali sono le contrazioni preparatorie e quali sono le contrazioni che effettivamente ci fanno capire che sta cambiando qualcosa e si sta mettendo in moto il vero e proprio viaggio del bambino. Le spinte, come affrontarle, quali sono le tempistiche, quali possono essere le procedure che potrebbero essere messe in atto in sala parto e come evitarle al minimo, quindi solo quando sono effettivamente necessarie, per fare in modo che il parto sia naturale laddove possa davvero esserlo e quindi non ha bisogno di alcun intervento. Ricordati che sei tu a partorire il tuo bambino e non è l'ostetrica o il medico a farlo nascere. Tu, col tuo bambino e il papà, siete i protagonisti del dare alla luce e chi assiste può solo osservare, monitorare che tutto stia andando bene e preservare la fisiologia di quegli eventi, così da poterti aiutare nel caso in cui si inizi a deviare dalla fisiologia, ma sempre garantendo un'intimità, un rispetto grandissimo per questo evento che è magico e potentissimo. Quindi, per tutte le informazioni sul mini corso in partenza, puoi cliccare nel link qui sotto e trovi anche i link che riguardano le visite ostetriche dal vivo a Varese e nelle zone attorno e le consulenze online per poter fare un percorso individuale di coppia insieme a me. Ciao, ti aspetto al prossimo video!